Lauti, da dove iniziare? La tripletta, ritrovare la rete in Serie A per la prima volta nel 2022? Sì, credo importante perché era importante tornare a vincere, era importante fare le cose di squadra come l'abbiamo fatto oggi. E per me, lo personale, era importante tornare al gol e oggi l'ho fatto con la mano dei miei compagni, che sicuramente sono loro che mi portano a questo, e sono molto felice e ringrazio tanto a loro, a Mister, allo staff, a tutti. Stasera, tra l'altro, Lauti ha raggiunto il traguardo di 50 gol in Serie A a solo 24 anni. Non lo sapevo questo, ma sicuramente per chi guarda numeri è importante. Io, come dico sempre, cerco di dare il massimo perché l'Inter deve vincere, questo è lo più importante per me. Poi niente, i numeri sono la seconda parte, ma orgoglioso di tenere questa maglia addosso, orgoglioso di essere rappresentato con questi tifosi che in questo periodo hanno stato vicino, e ringrazio tanto anche a loro. E adesso dobbiamo recuperare e andare avanti con tutto lo che riguarda che la Champions League, Coppa Italia, tutto, per continuare a crescere come squadra. Lautaro, ti chiedo di farci vedere di nuovo il pallone, tutto firmato ai tuoi compagni, e ti faccio fare una domanda dallo studio. Sì, ciao Lauti, da te vorrei sapere quanta rabbia c'era in questi gol, perché è stato un momento molto particolare, immagino, non facilissimo anche dal punto di vista personale. Ti abbiamo visto esultare davvero, davvero tantissimo, soprattutto sul primo, hai preso anche a pugni la bandierina. Ecco, davvero quanta voglia c'era di tornare ad essere determinante? Oh, tanto, perché l'attaccante vive del gol, e questo è la squadra. Quando l'attaccante non fa un gol, soffre, quindi questo è il nostro lavoro, essere primi difensori e poi finire le giocate. Non stava andando bene, ma oggi si è aperta la porta. Il primo tiro che ho fatto, ho dato una traversa, ho detto ancora non è giornata, ma per fortuna poi con la mano dei miei compagni, come ho detto prima, sono riuscito a fare tre gol, ed ho fatto due. Siamo molto contenti per questo e per tornare a vincere. Ultimissimo messaggio per i nostri tifosi che ci seguono live su Facebook. Sicuramente quello che ho detto prima, ringrazio tanto perché sono sempre al nostro fianco, anche in momenti duri. Dobbiamo lottare insieme perché siamo una squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto e quest'anno dobbiamo andare a cercare di più, e siamo molto contenti per quello che stiamo facendo. Adesso abbiamo avuto un periodo un po' così, ma dobbiamo tornare a recuperare quella fiducia che avevamo un mese e mezzo fa e tornare a fare quello che non ha portato fino a qua. Hai sentito i complimenti in studio per i tuoi assist stasera, le tue invenzioni hanno anche aiutato Lautaro Martinez a sbloccarsi e aiutarvi a tornare alla vittoria. Ma sì, sono contento se riesco, oltre che con l'atteggiamento, a aiutare la squadra con qualche assist, qualche gol, sono ancora più felice, sono felice anche per Lauti. Per fortuna siamo una squadra e cerchiamo di compensare i momenti magari un po' strani di qualcuno, anche i momenti miei un po' difficili, gli altri cercano di compensarlo, e quando magari stiamo bene noi cerchiamo di compensare i momenti degli altri. Esatto, quando ci voleva, ecco, questa vittoria stasera, Nick? Sicuramente è una vittoria che ci mancava, ma abbiamo creato tanto anche nelle altre partite, non riuscivamo a fare gol, però sì, sono i periodi nel calcio. Siamo contenti oggi di aver vinto, di aver fatto anche tanti gol, perché ci serviva anche per la nostra fiducia, e cerchiamo di continuare così. Domanda da studio. Sì, ciao Nick, ascoltando anche le parole di Farris ai colleghi, ci ha detto che tu sei andato dallo staff durante un allenamento e hai detto che in questo momento stavi sbagliando tutto. Ecco, quanto è importante allora ripartire da questa partita, da questo momento, e anche la tua consapevolezza come cambia adesso? Ma come ho detto prima, ci sono dei periodi in cui non è solo la fase atletica, ma magari è anche un momento in cui non ti gira magari la giocata, il pallone che dà in profondità non passa, ci sono tante cose, tanti elementi che fanno sì di far, cioè che ti fanno vivere un momento difficile, però sento sempre la fiducia dei compagni, la fiducia di tutti, quindi per me quella è la cosa più importante, e li ringrazio.
Adesso testa il Liverpool ovviamente. Ma sicuramente, sarà una partita e uno spettacolo giocare in quello stadio, come è stato però uno spettacolo giocare qua. Quindi possiamo provare a fare un'impresa, però dobbiamo stare tranquilli, divertirci e tornare a essere quelli che eravamo. Grazie mille, Mick. Ehi, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube.